23. Però vorrei dire a Di Maio che intanto sicuramente complimenti, perché il risultato di Roma e di Torino è un risultato superiore alle attese e sono delle città importanti, però voi rappresentate ancora una nicchia, perché su 1342 comuni nei quali si è votato, se non ricordo male, vado a memoria, voi siete stati presenti soltanto in 251. Quindi insomma, l'Italia è grande, lo dicevo prima a Salvini, nord-sud, a maggior ragione lo dico a lei che guida, perché ormai lei è candidato premier, un partito nazionale. Quindi, buonasera Vespa, prima di tutto grazie per i complimenti, le do una notizia, il simbolo del Movimento 5 Stelle in questi 1300 comuni è quello più presente. Gli altri partiti, il Partito Democratico e Forza Italia, sono presenti ancora di meno, perché poi c'è tutta la partita delle liste civiche riconducibili a, che secondo me sono un po' una truffa. Si elegge un sindaco senza il simbolo di un partito e poi dopo lo si associa a quel partito quando viene eletto. Quindi noi siamo la forza politica con il simbolo più presente nei comuni. Detto questo, io penso che il risultato a Roma, a Torino, non fosse così inaspettato. Sappiamo bene che Virginia Raggi e Chiara Appendino avevano maturato una grandissima esperienza in Consiglio Comunale, conoscevano la macchina amministrativa, si erano distinte per delle proposte stupende per la città e infatti siamo la prima forza politica di Roma e la prima forza politica di Torino. Mi permetto soltanto di dire che però qui non siamo in uno sport in cui l'importante è partecipare o vincere, qui l'importante è cambiare tutto. Quindi al di là del risultato ai ballottaggi, al di là del risultato al primo turno, al di là del fatto che ovunque ci siamo presentati rispetto al 2011 siamo cresciuti, in ogni comune, a Roma rispetto al 2013, le ultime amministrative, abbiamo preso 280.000 voti in più. Adesso la vera sfida è cambiare tutto, sia nei comuni dove però già abbiamo eletto dei sindaci. Avete perso nei 14 comuni, allora in 14 dei 18 comuni, voi siete, insomma, i comuni capoluogo sono 25, voi vi siete presentati in 18. In 14, in questi comuni avete perso, escludendo quindi in 14 sui 18, avete perso circa l'8%, quindi Roma e Torino sono fortissimi. In tutti i comuni, Vespa, in tutti i comuni dove ci presentiamo rispetto alle ultime amministrative abbiamo quantomeno raddoppiato il risultato, se non triplicato. No, parlavo degli europei, mi scusi, rispetto alle amministrative. Ma come si fa a paragonare? Guardi, sono le elezioni più recenti, sono per questo. Ma come si fa? È improprio, non c'è dubbio. Ma mi scusi, allora facciamo un paragone tra le coalizioni di allora, le coalizioni di oggi, ma è come paragonare, è come mettere le mele con le pere, sono due cose differenti, però l'unica cosa che io penso adesso è che sia a Roma che a Torino, come in tanti altri comuni italiani, noi andiamo in 20 comuni al ballottaggio, i cittadini italiani ci abbiano riconosciuto la fiducia per governare. Noi dobbiamo onorare questa fiducia, non tradirla, e per i ballottaggi che ci saranno il 19 giugno spiegare a quante più persone possibili la nostra idea di paese e la nostra idea di governo delle città. L'unica cosa che penso è quella che pensa tutta la stampa internazionale in questo momento. Se lei legge qualsiasi titolo di stampa internazionale trova il titolo "Esploa del Movimento 5 Stelle, sonora bacchettata al Presidente del Consiglio, sonora". Però le analisi preelettorali lei sa bene, Di Maio, che non la prenda sul personale, Vespa, non è una questione. Dico soltanto quello che sto leggendo sulla stampa internazionale. Allora, siccome la leggiamo anche noi, abbiamo visto che prima delle elezioni c'è stata una grande curiosità, doverosa curiosità nei confronti del Movimento 5 Stelle, ma delle analisi anche con dei chiaroscuri, insomma, no? Con molta incertezza. Insomma. Roma è la città più difficile in assoluto da amministrare. Tra poco sentiremo un'intervista esclusiva con Virginia Raggi. Ma lei mi sta parlando del futuro, io le sto parlando del presente, le sto parlando di quello che è successo ieri nelle urne e di come lo descrive la stampa internazionale. E questo non vuol dire che io sono qui a chiedere le dimissioni di Matteo Renzi, non sono qui a dire che adesso se ne deve andare, questo ovviamente io l'ho sempre chiesto ma per altre ragioni. Io sono qui però a rivendicare un programma, perché i cittadini hanno votato un programma e credo che in Parlamento, come nei comuni, bisognerà rispolverare nei prossimi giorni il reddito di cittadinanza, l'abolizione d'Equitalia e serie norme anticorruzione, perché il fatto che Renzi si sia sempre rifiutato di votare queste proposte del
Movimento 5 Stelle determinano anche la punizione che gli italiani gli hanno dato a queste urne. Poi, ma ha visto che in Svizzera l'abbiamo votata. Scusate, ha visto che in Svizzera il reddito di cittadinanza è stato bocciato col referendum più del 70%, la Svizzera è un mondo, l'Italia è un'altra. Ma sì, comunque... ma quello è un reddito di cittadinanza che dà 2.700 euro a tutti, quindi dagli agnelli a chi non ha nulla, ma quello non ha niente a che vedere con la nostra idea che è 780 euro a 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà, allora, e soprattutto ai pensionati minimi. Tutte le pensioni minime con la nostra proposta arriverebbero a 780 euro invece che a 400 e 500 sentiamo euro. Sentiamo un momento l'intervista che Virginia Raggi ha rilasciato a Mauro Giliberti, ed è l'unica che ha rilasciato nella giornata. Beh, adesso le tocca convincere gli elettori che hanno votato centrodestra a votare 5 Stelle al ballottaggio. No, in realtà noi continuiamo a proporre il nostro programma per Roma, le soluzioni, e quindi tutti i cittadini che ritengono il nostro programma condivisibili sono liberi di votarci. Se dovesse vincere nei primi 100 giorni, cosa farebbe? Per prima cosa rifiutiamo la logica dei 100 giorni, perché una consiliatura dura 5 anni e quindi è necessario fare tutto quello che serve nel tempo necessario. Sicuramente le prime cose da affrontare sono uno screening su tutti gli appalti in corso, un audit sulla situazione del debito che sino ad oggi nessun partito ha fatto, e comunque poi iniziare da subito a rendere tutti i dati di Roma open e quindi fruibili da tutti i cittadini. I cittadini devono sapere come Roma Capitale spende i loro soldi. Senta, ma la esaminerà la candidatura di Roma alle Olimpiadi? Ma su questo ci siamo sempre espressi. Al momento Roma ha bisogno di pensare all'ordinario, dalla situazione dei trasporti alla situazione dei rifiuti, che sta iniziando a diventare già un'emergenza, alla situazione degli asili nido. Dobbiamo prima pensare all'ordinario e poi allo straordinario. Senta, la squadra, questa squadra dove ci saranno dei tecnici, ma la domanda è: saranno tutti tecnici? Saranno molti tecnici, altissimo profilo, grandi competenze. Stiamo valutando la possibilità anche di personalità diverse. Stiamo valutando la possibilità di inserire comunque persone di varie estrazioni. Ecco. Grillo non si è visto a Roma, vi siete sentiti ovviamente. Sì, certo. Di Battista ha detto ai nostri microfoni è la prima campagna elettorale con il passo di lato di Beppe Grillo, oltre ovviamente alla morte di Gian Roberto Careggio. Lo vuole al ballottaggio? Stiamo bene così, resta a Genova? Ma noi al ballottaggio vogliamo vincere. Se Grillo sarà presente ci farà piacere, diversamente sarà comunque una grande occasione. Grillo l'ha sempre detto di fare un passo di lato, il Movimento 5 Stelle sta camminando con le sue gambe, è pronto a farlo, Grillo resta comunque il garante del Movimento 5 Stelle. Mi faccia fare la solita battuta che non le piacerà, verrà per scegliere gli assessori e basta. No, veramente gli assessori li sto scegliendo io. Ne anticipa uno? No. Allora, onorevole Di Maio, il molti tecnici nella giunta, ma un indirizzo politico che, insomma, ci auguriamo che possa dare il sindaco. Ma voi sarà assistita da voi in questo senso? Sarà assistita da Grillo? Che ruolo ha il garante Grillo su un'eventuale amministrazione comunale di Roma 5 Stelle? Semplicemente che se qualcuno della maggioranza di Virginia Raggi comincia a fare il voltagabbana come molti di quelli che nella legislatura di cui faccio parte hanno fatto, beh, rischia una multa di 150.000 euro. Purtroppo in questo paese abbiamo questo brutto vizio della politica di essere trasformista, e ci sono stati anche alcuni del Movimento 5 Stelle, quindi non voglio assolutamente parlare solo degli altri. Il punto è che siccome non esiste una legge che colpisce chi cambia casacca, noi abbiamo delle regole, e queste regole in qualsiasi sistema complesso le deve garantire qualcuno. Se Virginia Raggi chiamerà, noi ci saremo e le daremo una mano, ma Virginia Raggi in questo momento è la persona che sceglierà la giunta. Io credo che chiunque abbia una capacità tecnica poi deve essere d'accordo anche con la linea politica, altrimenti le due cose non collimano. Quindi ci sarà una giunta che porterà avanti il programma politico del Movimento 5 Stelle e contemporaneamente deve avere le competenze. Lo so che sto dicendo una cosa ovvia, però
Il fatto che poche persone sanno è che il Movimento 5 Stelle corre da solo alle elezioni comunali, cioè solo con la nostra lista. Quando ci sono mega coalizioni, dei grandi mastodonti che si presentano alle elezioni a sostegno di un sindaco, tutte quelle liste poi il giorno dopo vanno a battere cassa per chiedere un assessorato, per chiedere un dirigente, e quella roba lì poi crea un impantana l'amministrazione. E poi vedremo anche che giunta saprete fare a Roma e, visto che c'è un ballottaggio, eventualmente anche a Torino. Grazie Presidente Di Maio per essere con noi.